Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Finalmente oggi vi parlo della Electric Palette, uscita nella primavera di quest'anno e arrivata in Italia da Sephora ai primi di giugno. Ho acquistato la palette a metà del mese di giugno nello store di Alessandria, quindi è più di un mese che la sto utilizzando quasi quotidianamente. Ho sfruttato tutte le cialde, le conosco a fondo e oggi ne parliamo insieme. Sephora è il rivenditore ufficiale, la trovate sia online che negli store al prezzo di 45,90 euro. Quando l'ho acquistata io avevo uno sconto del 20% sulla mia Black Card, quindi l'ho pagata un po' meno, circa 37 euro. Se qualcuno di voi conosce qualche sito dal quale è più conveniente acquistarla che da Sephora, lo faccia sapere giù nei commenti. La palette viene venduta all'interno di questo packaging in cartone che ne riprende la copertina e sul retro riporta la foto delle cialde e del pennello che viene dato insieme alla palette e che vi mostro subito così poi non intralcio in fase di swatch. Questo pennello ha due teste dove ne abbiamo una più grande per applicare e sfumare gli ombretti e una più piccolina lingua di gatto, ideale per applicare nelle zone più piccole dell'occhio come l'angolo interno o meglio ancora la rima ciliare inferiore. È migliore rispetto a quelli contenuti nelle Naked perché è più morbido e molto più performante. Io lo trovo veramente utile questo pennello. La palette vera e propria è questa in plastica nera, di medie dimensioni, per cui non è una palette tascabile, caratterizzata da tutti questi colori che riprendono poi quelli delle cialde all'interno e dallo spessore piuttosto elevato. Ha un'apertura e chiusura magnetica, un praticissimo specchio intero. Molto curato nel dettaglio e poi finalmente troviamo le 10 cialde che la compongono, tutte costituite da pigmenti pressati, per cui estremamente scriventi e utilizzabili sia da asciutti che da bagnati. Queste cialde da bagnate con un opportuno pettinino o pennellino si possono anche applicare qua e là sulle ciocche di capelli. Adesso farò gli swatch di ogni singola cialda, cambio inquadratura, ci vediamo dopo per alcune considerazioni finali. La prima cialda che vi vado a swatchare è quella in alto alla mia sinistra, che si chiama Revolt. Già prelevandone un campione, vedete che è un argento metallizzato molto intenso, che è l'unico non colore di tutta la palette. Questa cialda è un po' polverosa sia quando la preleviamo, sia quando purtroppo la applichiamo, perché tende a migrare qua e là sull'occhio. In questo caso sarebbe magari meglio utilizzarla da bagnata. È comunque un bellissimo colore, soprattutto utilizzato come illuminante. Questo è lo swatch. La cialda successiva è Gonzo, questo bellissimo color azzurro con una micro glitteratura all'interno. Molto intenso anche una volta prelevato e dalla texture opaca. Questo è lo swatch di Gonzo. Secondo me perde un po' di intensità una volta applicato ed è un colore un po' difficile da stendere. È un inconveniente che mi capita spesso con le cialde di colore blu, anche di altre palette. Anche quando le applico sull'occhio col pennello, il tratto che vado ad eseguire non è preciso, diciamo, perde un po' di intensità nella sua lunghezza. Per cui, sinceramente, poi non è che mi piaccia molto utilizzare questa cialda. Poi troviamo Slow Burn, che invece è una delle mie cialde preferite. E questo fantastico arancione, anche lui con una micro glitteratura al suo interno, piuttosto opaco e con una fortissima componente rossa al suo interno. Questo è lo swatch di Slow Burn, si commenta da solo. È una delle mie cialde preferite perché, pur essendo opaca, si applica e si sfuma molto bene, non perde di intensità. E veramente dà origine a trucchi di sicuro effetto. La cialda successiva è Savage, questo bellissimo rosa fucsia, opaco senza micro glitterature all'interno, anche lui molto fedele alla cialda una volta prelevato. Questo è lo swatch di Savage, è molto bello, molto intenso, è il colore che ho applicato sugli occhi quest'oggi. La fila superiore si conclude con Fringe, questo bellissimo color petrolio, che è una delle mie cialde preferite. Come vedete ha una texture molto più cremosa rispetto a quelle viste fino adesso, è un colore metallizzato, veramente spettacolare. Il colore è fedelissimo alla cialda e questo è lo swatch di Fringe. La fila inferiore inizia di nuovo con un blu caos, questa volta blu elettrico più scuro di Gonzo visto precedentemente.
Stesso discorso però appunto per Gonzo. È una cialda che non rientra tra le mie preferite, lo potete vedere dal campione prelevato, perde di intensità una volta preso e applicato. La texture è di nuovo opaca, anche se comunque è molto più intenso di Gonzo. Da qui in poi ci sono tutte le cialde che preferisco in questa palette, a partire da Jilted, questo color lampone estremamente intenso e metallizzato. Il coi swatch è questo, è spettacolare questo. Dopo Jilted troviamo il viola, dalle stesse caratteristiche, quindi metallizzato e performantissimo, si chiama Urban, di nuovo texture cremosa. Giù nel info box vi lascio il link di un make up tutorial realizzato con Urban. La nona cialda è Freak, di nuovo un verde chiaro metallizzato che utilizzo di nuovo nel make up tutorial al quale accennavo prima, stupendo in abbinamento con Urban. Anche qui massima fedeltà tra campione prelevato e cialda. Questo è lo swatch, questo è stupendo. L'ultima cialda della palette è questo giallo acido che si chiama Trash, che ha una micro glitteratura all'interno, perde un pochino di intensità proprio leggermente una volta prelevato e anche una volta applicato, ma è comunque un colore molto particolare. Questi sono gli swatch di tutte le cialde visti insieme. Considerazioni finali sulle Electric Palette. Il prodotto è di grandissima qualità, ciò è garantito dal marchio che la produce, per cui da questo punto di vista, ragazze, non dovete avere dubbi se acquistarlo o meno. Con una palette di questo tipo, secondo me, la domanda che ci si deve porre prima di acquistarla, anche perché costa parecchi soldi, quindi non è uno di quegli acquisti che si fanno così alla leggera, è se vi piacciono o meno le palette colorate. Se voi siete di quelle che assolutamente odiano i colori per qualche motivo, per cui magari non si vedono con i trucchi colorati e non volete neanche provarci, assolutamente lasciatela perdere. Se invece siete come me, quel tipo di make-up addicted che amano comunque qualche volta usare, anche se non amano particolarmente i colori, allora potrebbe essere la palette giusta per averne una colorata nella vostra postazione make-up. Prima di acquistare l'Electric Palette, l'unica palette colorata che possedevo è la Intensissimi di Neve Cosmetics. A prima vista le due palette sono molto simili, sono palette dello stesso genere, però sinceramente nonostante questa della Neve Cosmetics sia un prodotto che costi 20 euro in meno rispetto all'Electric e sia comunque un prodotto valido, tornassi indietro non l'acquisterei più e acquisterei solo la Electric Palette, tipo, perché in questo caso avete una scrivenza dei colori e una fedeltà proprio rispetto alle cialde che vedete massima, mentre nel caso delle Intensissimi i colori secondo me una volta applicati sono meno forti, meno intensi rispetto a quello che vedete nella cialda. Altra considerazione che mi fa preferire comunque in assoluto nella categoria delle palette colorate e particolari la Electric piuttosto che altre palette è l'estrema versatilità di utilizzo di questo prodotto. Mi spiego subito, è una palette che proprio grazie alla estrema qualità e scrivenza delle sue cialde basta veramente poco per realizzare un make up. Ne è un esempio questo che sto indossando, per cui io solo applicando un matitone bianco della Essence e applicando invece all'angolo esterno dell'occhio e nella piega un colore che poteva essere qualsiasi, oggi ho scelto Savage perché avevo voglia di un trucco sul rosa, mi trovo truccata. Poi ovviamente si rifinisce il tutto con l'eyeliner e il mascara e l'occhio risulta veramente truccato bene, almeno secondo me, in maniera intensa, sia per un'occasione da giorno che un'occasione da sera. Per cui, quindi questa, ragazzi, era la mia opinione spassionata sulla Electric Palette. Io spero che questa review sia stata utile, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi anche sapere se l'avete acquistata anche voi, se avete intenzione di farlo, oppure se al contrario è un prodotto che non vi piace e che non acquisterete mai. Io vi mando un grosso bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!